Sì, buongiorno, buongiorno uffici, buongiorno Sispi, buongiorno Allora. consiglieri. Diamo inizio a questo consiglio del 26-4-2021. Cominciamo a chiamare l'appello, dottoressa, quando vuole, prego. Cardella. Presente. Cardella. Presente, Presente, l'ha detto, l'ha detto, l'ha detto. Salatano non la vorrei sentiamo più. che ha risposto. No, Presente, non la sentiamo più neanche presente. lei. Non la sentivamo più, consigliere, dottoressa. Presente, Marchese. La Sì che sente la la voce, vai e sentiamo. chiedila tu. Sentite? Sì. Ora sì. Emilia. Avvoca presente. Scarlata. Presente. Serio. Presente. Scusa. Presente, presente. Discusso. Presente. Greco, assente. 8 presenti Assente. su 10, ora 9,51. Buon lavoro. Grazie, dottoressa. Bene, allora iniziamo a darvi la parola. Prima che passiamo alla parola dei consiglieri, volevo fare presente, visto che c'è il nostro Dragotto in videoconferenza. Volevo fare presente che stamattina c'è un problema per quanto riguarda la costa sud. Il problema sussiste che i ragazzi, gli operai della Reset fanno un egregio lavoro, puliscono tutto, accumulano tutto quello che c'è nella costa come spazzatura e quant'altro, però non so con il problema del cambiamento del presidente dei vertici RAP, adesso c'è Miliziano a quanto ho capito. Come presidente del RAP, dottor Miliziano, hanno detto alla Reset che non possono scaricare questa spazzatura alla RAP. Non so cosa è successo, noi ci informeremo subito al più presto perché Non ho tutto il capito, Presidente, lavoro mi scusi, non possono scaricare? loro puliscono, raccolgono tutto. E gli fanno scaricare il lambro pieno di spazzatura alla RAP, per cui Non ho capito, ma la RAP è preposta per questo, quindi non ho capito perché una fanno mi scusi scaricare. consigliere, non so quello che è successo. Siccome hanno il lambro pienissimo, l'ho visto io stamattina, ci sono montagne di cumuli di rifiuti dove, che hanno pulito tutto e le hanno accatastate tutte lì lungo la spiaggia. Ora, cosa succede? Io non so cosa sia successo ai vertici RAP e per qual è l'ordine che non fanno scaricare. Comunque mi è stato detto da un operaio Reset che sono andati lì e il signor Mazzola della RAP ha detto loro che non potevano scaricare perché non so, la motivazione non lo so, che non possono scaricare più. Ora, dobbiamo cercare di capire che cosa è successo, quello che c'è da fare, perché queste persone giustamente pulendo hanno bisogno di andare a conferire poi questi rifiuti dove è giusto conferirli. Per cui, dottor Dragotto, io parlo con lei dicendo che quando finisce il consiglio, se si attiva, giustamente, o facciamo una nota direttamente al presidente Rapp, o chiamiamo la presidenza e chiediamo la motivazione di questo disservizio. Vedo lei, o facciamo una bella lettera o invitiamo in videoconferenza il presidente Norata per spiegarci quello che sta. No, Norata non c'è più, Miliziano. Presidente Miliziano Rapp per spiegarci quello che è successo e qual è questo problema perché non possono scaricare. Va bene? D'accordo, signor Dragotto? Ok, ricevuto. La ringrazio. Andiamo avanti. Chiudiamo questa parentesi, andiamo avanti. Chi c'è iscritto a parlare? Io non vedo mano. In tutti i casi possiamo anche passare direttamente al secondo punto all'ordine del giorno, approvazioni, atti ispettivi, se volete. Bene, allora invertiamo l'ordine del giorno e passiamo all'approvazione degli atti ispettivi. Nominiamo gli scrutatori, Cardella Serio e Biscuso. Prego, consigliere Tusa, abbiamo da leggere il verbale che ha mandato la dottoressa. Dottoressa ha mandato verbali Il perché sta. Sì. 21 gennaio. 21 gennaio, diamo lettura.
Aspetti un attimo, devo... Nel frattempo se avete mostrare da prelevare, me lo scrivete nella chat, così la preleviamo. Aspetta, vediamo tutti i casi se lo posso prendere pure io, magari la do lettura io. Va bene, tu sa, l'ho preso io, ne do lettura io, consigliere Tusa, va bene? Visto che non lo vedo più pure. Bene. Allora, verbale del 21 gennaio 2021. L'anno 2021, il giorno 21 del mese di gennaio, il Consiglio della Seconda Circoscrizione si è riunito in modalità videoconferenza mediante collegamento telematico a distanza. Giusta convocazione del Presidente Greco, con protocollo numero 1494-403 del 30-12-2020, per trattare gli argomenti di cui è legato all'ordine del giorno. Il Presidente presiede la seduta, il Presidente Savoca, il quale alle ore 9.50 chiama l'appello. Risultano presenti i consiglieri, i seguenti consiglieri: Cardella, Marchese, Savoca, Serio, Tus e Biscuso. Risultano assenti i consiglieri Guarese, Orilla, Scarlata e il Presidente Greco. È assistito il segretario esperto contabile, dottoressa Giovanna Lotà, redige il verbale, collaboratore professionale amministrativo, signora Anna Maria Ventimiglia. Verificata la verità del quorum strutturale, il presidente Savoca dichiara aperta la seduta e ringrazia gli uffici e la SISP che permettono ai consiglieri di poter svolgere le sedute in videoconferenza. Il consigliere Marchese lamenta che, sebbene gli operai della RAP puliscono il territorio, vi sono tanti incivili che imperterriti continuano a gettare i loro rifiuti ingombranti, contribuendo a rendere indecoroso il nostro territorio. Scusi, consigliere Rodina, per favore, il microfono. Occorrono controlli serrati affinché si possano punire questi incivili. Informo altresì che una signora rischiava di essere investita in via Saccavanzetti, luogo dove giorni fa vi è stato un incidente mortale, in quanto non poteva Buongiorno. camminare sul marciapiede e stava colmo di rifiuti. Presidente Savoca ricorda che il Consiglio ha sempre chiesto controlli serrati sul territorio per sanzionare questi incivili, ma sfortunatamente la polizia municipale risponde che ha poco personale e non possono assicurare questo servizio. Alle ore 9.53 entra in videoconferenza il consigliere Oliva. Anche il consigliere Tusa constata che il territorio è preso d'assalto degli incivili. Ricorda che esistono i centri di raccolta e che esiste un servizio gratuito della RAP, che ritira gli ingombranti al proprio domicilio. Pertanto si potrebbe vivere in un territorio decoroso. Purtroppo tutto questo dipende dall'inciviltà e dal non volere rispettare le regole. Pertanto anche lui concorda che ci vogliono più controlli. Informa altresì di un altro problema, ovvero le strade dissestate, problema che si è accentuato a seguito dei lavori di alcune aziende che stanno passando i cavi elettrici. Purtroppo queste ditte lasciano le strade in condizioni pericolose che per l'incolumità pubblica. Pertanto è necessario che ci sia da parte del comune chi supervisiona il loro lavoro e faccia in modo che asfaltino le strade a dovere, in quanto si deve garantire la sicurezza dei cittadini. Alle ore 19.58 entra il presidente Greco che presiede. Il vicepresidente Savoca informa che stanno e iniziando a pulire lo spartitraffico di Viale Madonna d'Aosta, ma sa con certezza che nell'arco di pochi giorni sarà nuovamente stracolmo di rifiuti per l'inciviltà e la mancanza di controlli. Purtroppo constata che a Palermo ci sono pochi controlli, ma tanta inciviltà. Anche il presidente conferma quanto detto: gli incivili continuano a disseminare rifiuti per la mancanza di controlli serrati da parte dell'amministrazione. Solo i controlli possono fermare l'inciviltà, e senza controlli, purtroppo, si continuerà a vivere in una città indecorosa. Il presidente Greco informa che alle 11.30 ha una riunione in videoconferenza con l'assessore Marano e le scuole. Pertanto domani comunicherà ai colleghi gli argomenti che verranno trattati. Tra questi si parlerà degli assembramenti e la sicurezza nelle scuole. Alle ore 10.05 entra in videoconferenza il consigliere Scarlata e alle ore 17 entra in videoconferenza il consigliere Guaresi.
il consigliere Tusa informa che il presidente che tanti genitori sono preoccupati per il rientro a scuola dei loro figli, visto che il Covid continua a mietere vittime. Inoltre chiede chiarimenti in merito alla scuola Franchetti e se vi è la possibilità di spostare tutti gli alunni in un altro plesso scolastico, in modo da poter iniziare i lavori di ristrutturazione. Il presidente Greco ringrazia il consigliere. Sarà sua cura rivolgere queste domande a chi di competenza nella riunione di oggi. In merito alla riapertura delle scuole, il presidente Greco riconosce che non sarà facile, ma capisce che per i bambini delle classi inferiori è importante ritornare a scuola, soprattutto per l'apprendimento, in quanto a casa, in didattica a distanza, non è facile per loro, in quanto si distraggono facilmente. In ogni modo spera che si possa tornare a vivere serenamente, in quanto non è facile per nessuno, cioè che stiamo soffrendo, ciò che stiamo soffrendo. Alle ore 10.15 esce dalla videoconferenza il consigliere Marchesi, alle ore 10.20 esce il consigliere Viscuso. Il consigliere Cardella informa che in Corso dei Mille, a ridosso con Piazza Torrelunga, vi sono stati dei lavori fognari e oltre ad avere lasciato l'asfalto impraticabile, hanno anche diverto uno dei paletti che hanno fatto installare con molta difficoltà. Inoltre comunica che dinanzi all'ufficio di via Spoto vi sono tanti rifiuti ingombranti, inoltre vi sono le radici di un albero che hanno creato un avvallamento sul marciapiede, dove vi sono anche dei rifiuti ingombranti che impediscono ai pedoni di transitare. Tutto questo è intollerabile. Occorrono controlli serrati per riportare ordine e decoro nella nostra amata città. Infine, ricorda che le strade sono sempre al buio e questo non dà sicurezza ai nostri cittadini. Il vicepresidente Savoca ricorda che in merito alla mancanza di illuminazione nelle nostre strade si è chiesto al sindaco di presenziare in una seduta di consiglio, assumersi le sue responsabilità, in quanto come primo cittadino deve garantire servizi efficienti e tutelare l'incolumità dei cittadini che rappresenta. Purtroppo gli impianti sono obsoleti e vanno sostituiti con impianti nuovi. La sicurezza è fondamentale e va garantita. Sia i consiglieri che i cittadini sono stanchi di essere presi in giro dall'amministrazione centrale. Termina la discussione, il presidente a nome degli scrutatori, consigliere Olivia, Cardella e Tusa, il consiglio approva. Si passa al secondo punto, è iscritto all'ODG, approvazione verbale seduta precedente, e si dà la lettura del verbale del 17 luglio 2020, che viene approvato alle ore 10.34. Risulta assente la votazione i consiglieri Marchesi e Sbiscuso. Alle ore 10.35 il presidente Greco chiude la seduta di consiglio. Bene, dottoressa, sì. Quando vuole possiamo passare all'approvazione del verbale, grazie. Prego, Cardella. Favorevole. Guaresi. Favorevole. Marchese. Dica. Favorevole. Uriglia. Favorevole, dottoressa, buongiorno a tutti innanzitutto. Avoca. Favorevole. Carlata. Favorevole. Serio. Favorevole. Tusa. Io favorevole. Ok, Viscuso. Favorevole. Greco è sempre assente, quindi approvato all'unanimità dei presenti, ore 10.03. Assente Greco. Perfetto. Preleviamo su richiesta del consigliere Guaresi. Si chiede il prelevo della mozione del 21 aprile con protocollo numero 29.35.83. Grazie consigliere Guaresi, prego, ne può dare lettura della mozione. Grazie. Controllo, rilevazione. Scusate, prima che continuate. Scusa Guaresi. Non è nell'ordine del giorno scritta, se non sbaglio. La dottoressa Lotala può verificare che io non la trovo. Perché risale al 21 aprile. Scusate, è da inserire all'ODG ancora. Allora, può essere prelevata, consigliere Guaresi. Ok. Mi dispiace. Ok, grazie. Se ne ha un'altra la possiamo prendere, chiunque ce l'abbia, o se no passiamo a... Diamo la parola. Sono quelle, diciamo, passate, Presidente, io ne posso elencare qualcuno, c'ho l'elenco davanti. Faccia scorrere l'elenco direttamente, in tutti i casi li togliamo. E allora, del consigliere Guaresi, per esempio, installazione telecamere via Colbe e via Giuseppe Rovella, penso che questo è stato fatto, giusto, consigliere? È stata fatta e sono state installate.
A posto, okay. Quando da buon fine. Poi c'è, sempre consigliere Guaresi, regole no, per la distribuzione pubblicitaria. Questa è stata approvata diverso tempo fa. Mettici okay. pure un segnale così viene tolta dall'ordine del giorno. Ok. Poi c'è, vabbè questo è... consigliere Guaresi, allora lavaggio, igienizzazione, disinfestazione, cassonetti e SSU ubicati in via Colbe, Ligotti, Zucchetto, via Messina Marina. Sì, sono state fatte pure queste. Penso di sì. Poi. Sempre Guaresi. Scusate un attimo. Sì, è stata fatta. Se state scorrendo con DG e si trovano le mozioni ancora lì, vuol dire che non sono state espletate. Come no, Giovanni? Come no? Le abbiamo approvate già in consiglio. Vabbè, possiamo ricontrollare, però se sono all'ODG vuol dire che ancora sono da lavorare. Poi c'è questo di ripristino marciapiedi in via Messina Montagna, altezza civico numero 30. Non lo so di chi è questa, guarda, se tu hai... questo è il consigliere Marchese, no, consigliere Marchese. Ed è stata approvata, perché me la ricordo, perché l'ho citata anch'io, è stata approvata. Ma tempo fa, però. Quella ripristino manto in via Grimaldi, mi pare pure, vero? Sì, certo. Consigliere Tosa, scusi, consigliere Tosa. Signor Dragotto, io le consiglierei allora a questo punto di dare una controllata giusta all'ODG e vedere quali sono state già approvate, state discusse, approvate in consiglio e toglierle dall'ODG. Normalmente tutti gli atti ispettivi proposti o mozioni che siano vengono scaricate di normale amministrazione. E come mai sono state fatte queste? Ma non è detto che siano state approvate, non è detto che è come dite voi. Non lo so, sicuramente non sarà così. Allora, fermiamoci un minuto, poi la discutiamo, ne discutiamo lì in ufficio con lei. Per adesso andiamo avanti con i lavori d'aula, poi di questo problema ce ne accetteremo direttamente. No, Presidente, se lei mi perdona, Presidente, invece prego, è l'occasione buona che siamo un po' tutti presenti, così scorrendo l'elenco può essere anche sfuggito, quindi già noi sappiamo quali sono quello approvato e quello non approvato, e dopodiché lo va a verificare il signor Dragò. Sì, appunto, secondo me è un buon lavoro, Presidente. Sì, cioè, assolutamente questo... sì, ma questo si può vedere anche dall'ufficio delibere, che se sono state deliberate e fatte le mozioni. Per cui lo possiamo fare ad incrociare. Sì, ma perderemo solamente un paio di minuti, così già abbiamo un quadro anche completo noi e un quadro anche completo il signor Dragotto. Allora, che possiamo leggere tutti. Esatto. E di chi è la mozione, se si ricorda, mettiamo un per accanto per vedere se è approvato o no. Bravo Presidente, perfetto, in questo senso. Consigliere Tusa, continua a leggere, scorrendo leggendo. C'era questa di voi la mozione. Mozione Savoca Cardella. Ecco, di che cosa si tratta? Avente per oggetto richiesta destinazione per uso posteggio di spazio abbandonato al più totale degrado del Comune di Palermo in piazza Rita Garibaldi, angolo via dei Picciotti. Niente, questa è precisamente stata... di fronte alla abitazione di Don... Non bisogna farla più, perché questa è stata fatta un'altra cosa, deve essere eliminata. No. Non è stata mai prelevata, perché si è stato fatto un altro lavoro lì. Poi c'è un altro questa va ritirata ora. Sì, ritirata. Va ritirata, ditemi qual è. Sì. È la mozione numero 149-93-91 del 2017. Sì. 16-10-2017. Hanno fatto un altro lavoro lì. Vabbè, okay. Poi il consigliere Tusa, se lei mi permette, dato che gli sta segnando tutto, poi li gira al signor Dragotto, quello che è, secondo il nostro punto di vista. Ok, poi c'è una mozione del consigliere Guaresi dal vicepresidente Savoca e dal presidente Greco. Vabbè, qui non c'è il presidente. Realizzazione di aiuola e installazione panchina nell'area sita in via Brancaccio, altezza civico numero 1, tra Corso dei Mille e via Brancaccio.
Terza civico numero uno. Uno, sì. Quindi è realizzazione aiuola ed installazione panchina nell'area sita in via Brancacci. Può essere c'è la discarica. E chi l'ha fatta sta... può darsi, al centro Padre Nostro. L'abbiamo fatta noi, c'è, che ne abbiamo parlato una volta, ma di quando è sta cosa? Vecchia. 2018, 31-1-2018. Presidente, ne abbiamo parlato quella volta che eravamo andati al bar, abbiamo parlato di questa cosa, abbiamo detto facciamo fare una mozione, ma non è stata mai prelevata, preleviamola. Io non mi ricordo, devo sinceramente dire che è prima di chiesa. Infatti mozione. È firma nostra, anche tu è firma tua anche. Di chi è questa mozione? La firma di chi è? Consigliere? Allora, Guareschi, Savoca e Presidente Greco. Ne abbiamo parlato là, eravamo al bar quella volta. Ho capito, scusate, dai. Andiamo avanti, dai. Andiamo avanti, cioè ce la prendiamo. Consigliere Tusa, io invece, siccome stiamo facendo un buon lavoro, a mio avviso, se siamo i colleghi d'accordo, continuiamo a scorrere così eliminiamo dall'ordine del giorno quelle che ci ricordiamo che abbiamo già fatto. Grazie, consigliere, se voi siete d'accordo. Sì. Poi c'è la mozione del consigliere Guareschi del 2018, avente per oggetto richiesta intitolazione strada per non dimenticare. L'abbiamo fatta, è stata votata. Questo l'abbiamo. Perfetto. Poi, mozione presentata sempre al consigliere Guareschi, avente per oggetto paletti catari frangenti in via Galletti, numero 275. Di che anno è questa? Sempre 2018, aprile. E allora, per quanto riguarda questa mozione, è già stata fatta anche un'ordinanza dove da mandato agli uffici competenti di andare a fare un pezzo di marciapiede proprio in questa curva e sono stati installati anche i cartelli di velocità a 30, sono state fatte le strisce e quindi dico proprio 10 giorni fa io ho risollecitato l'ordinanza perché ancora ad oggi non è stato dato seguito, quindi è stata fatta. Ok. Eventualmente da eliminare se non scusate, ma scusate consigliere, scusate un attimo. Dimmi, se è stata fatta un'altra o per lo meno è stato predisposto un'altra iniziativa in merito alla realizzazione dell'intervento, voglio capire se è da ritirare questa qui. Ce ne parliamo, scusa. Oh cavolo. Sì, ne abbiamo parlato con il consigliere Guareschi. Vabbè, paletti, catare frangenti in via Galletti, numero 275. Consigliere Guareschi, devo metterla come ritirata. Non ci sente, forse. Ma con chi parla? Scusa, con chi parli, Gio? Consigliere Guareschi, la mozione di poco fa... La puoi ritirare perché è stata evasa. Perfetto, quindi come ritirato, ok. Sì. Allora, poi c'è... No, allora, questa consigliere Scarlata, forse questa l'aveva fatta. Allora, di nuovo è sostituzione mezzi Amat in seconda circoscrizione? Consigliere Scarlata. Avanti, va avanti, poi la riprendiamo. Poi, Guareschi, consigliere Guareschi, avente progetto lavaggio, ci sono una serie di mozioni, quindi lavaggio, igienizzazione, disinfestazione, cassonetti, RSU, ubicati in Messina Marina, Laudicina, Corso dei Mille Guarnaschelli. Questa non è stata evasa, questa. Okay. È dell'8 gennaio 2020. Sì, questo è no, non è stata evasa, okay. Perché c'ho l'elenco io e quindi okay. Non è stata evasa. Allora, questa la potremmo prendere. Poi ce n'è un'altra sua, dove per oggetto dice cedimento strutturale delle acque di scolo in via questa Bandita. Questa è stata fatta via Bandita, è stata fatta, sì. È stato ripristinato. E allora? Okay. Poi c'è, consigliere Marchese è in linea. Sì. Allora. Derattizzazione e disinfestazioni su vie ricadenti nei quartieri Speroni, Pecori Giraldi, Formi, Barbato. Questa mi sembra che sia stata fatta pure. Sì, Eugenio Marchese. Ma già era scritto l'ordine del giorno, questo mese l'abbiamo fatto. Consigliere Marchese.
Sì, un attimo, Presidente, mi scuso, ero con un cittadino. Chiedo scusa, Presidente, mi dica. Ce lo può dire se questa mozione è stata evasa, quella sua? Mi ricordi l'oggetto, perché... Derattizzazione e disinfestazione su vie ricadenti quartieri Speroni, Pecore Giraldi, Forni, Passaggio Barbato, Verro... No, votiamola. No, è stata fatta sì o no? No. Vado avanti, consigliere tu. No. Ok. Poi c'è sempre... Andiamo avanti. Sempre Marchese, consigliere, c'ha sempre derattizzazioni nelle vie ricadenti, Sperone, Sacco in Bazzette, Padre Spoto, Pastore, Lipuma, Calona, Via di Vittorio, Largo Camareschi, Largo Palistrelli. Scusi, consigliere Tuta, mi scusi, questi che data portano? Questi portano data 2020, febbraio. Cioè, due mesi fa. O l'anno scorso, l'anno scorso. 2020. L'anno scorso. Allora, continuiamo. Quando arriva il 2021 si ferma. E allora, poi ci sono sempre, allora, consigliere Marchese ne ha un bel po' su, per quanto riguarda la pulizia e spazzamento di Viterbo in varie vie, e ci sono diverse mozioni. Poi ci sono, allora, vediamo un po'. Ma il consigliere Marchese ci sta ascoltando? Sto ascoltando, Presidente, sto le ascoltando. Le ha citato Tusa, le ha ascoltato. Ma perché la sta archiviando, Presidente? Dico, io vorrei capire, mi dica lei perché l'ha archiviando. Allora, lei non ti ascolta, mi dispiace. Non ci sta ascoltando, perché nessuno sta archiviando niente. Nessuno sta archiviando niente, consigliere Marchese. E allora, Presidente, se la dobbiamo votare bene, altrimenti lei è il Presidente e decide quello che vuole fare. Perché lei ascolta, consigliere Marchese, forse capisce quello che... Presidente, mi ha chiamato un cittadino che aveva un'urgenza di capire una cosa, come si deve comportare, mi chiedo come si deve comportare dalla tessera che la finisce nella lava biancheria. Si fermi, consigliere, poi lo facciamo questo lavoro, lo facciamo in segreteria con... il signor Dragotto. Andiamo avanti con le mozioni. Quale doveva prelevare, consigliere Quaresi, che deve essere approvato? Sì, quella. Presidente, ma perché non ne prendiamo una mia del 2021 inerente allo stesso oggetto? Perché già avevamo detto che stavamo prendendo quella del consigliere Quaresi. E allora andiamo avanti con il consigliere Quaresi. Va benissimo così. Consigliere Marchese, va bene. Stiamo facendo, consigliere Marchese. Avanti, dai. E allora è quella lavaggio, igienizzazione e disinfestazione dei cassonetti ubicati via Colbe, Le Gote, Zucchetto, Menemessine Maria, 723 A e Galletti, giusto? Il protocollo. Il protocollo 9923 dell'8 gennaio 2020. Allora, 9923 dell'8 gennaio, prego. Allora, Presidente, lavaggio, igienizzazione e disinfestazione dei cassonetti adesso ubicati nelle vie Colbe, Ligotti, Zucchetto, Messina Marina 723A e via Galletti. Dico, spesso noi ci lamentiamo, Presidente, perché i cassonetti non vengono mai lavati dopo che sono stati, dove sono stati svuotati. Purtroppo, ripeto, la gente è abituata a buttare di tutto e di più e quindi da questi cassonetti esce una puzza proprio di quella che purtroppo mantiene l'aria irrespirabile. E adesso che sta arrivando al caldo, Presidente, lascia immaginare, purtroppo, dico, proprio stamattina passando da via Colbe, perché la mattina prima di andare al lavoro faccio il giro di alcune strade per vedere proprio le condizioni e se devo andare a sollecitare qualche intervento particolare, e purtroppo proprio davanti la scuola La Malfa, che ci sono una serie di contenitori, li hanno aumentati proprio per evitare che i soldi sporcaccioni che vengono da altri paesi, ecco, ti buttano tutto a terra, Presidente. Dico, c'era una puzza proprio in maniera particolare, sicuramente c'erano alcune, come al solito, dei pesci, cose di pesce, e quindi perché la puzza era quella. Qui purtroppo, dico, una zona residenziale in questo tratto, in questo lungo periodo, dove ci sono 6-7 palazzi, Presidente, che si lamentano sempre, e quindi ho proprio presentato questa mozione con la speranza
che quello che diciamo noi tutti da sempre, che ogni qualvolta che i contenitori vengono svuotati, non dico tutti i giorni, ma almeno una volta alla settimana, dovrebbero proprio igienizzarli e disinfettarli oltre al lavaggio. Quindi chiedo al Consiglio di votare formalmente la mozione e mi auguro che ci sia un'inversione di marcia con il nuovo amministratore unico della RAP, dottor Miliziano, che conosciamo tutti, abbiamo sempre fatto un plauso per la sua propria attenzione, per la sua disponibilità che abbiamo avuto sempre, almeno tutti noi. Io posso almeno parlare per me, dico, penso che abbiamo, ecco, visto e notato questa propria sua sensibilità, questa voglia di, ecco, combattere quello che facciamo tutti noi giorni, combattere l'inciviltà, gli sporcaccioni, e cercare di avere il decoro urbano. Mi auguro che magari, dico, lui possa dare seguito a queste nostre richieste di igienizzazione e pulizia dei contenitori, perché mi creda, Presidente, proprio da lì esce una puzza e mantiene la inarrestabile. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Guaresi. Se c'è qualcuno che vuole intervenire riguardo a questa mozione, prego, ne ha facoltà. Non c'è nessuno. Un consigliere... attimo, Presidente, io volevo capire una cosa, a parte il fatto che faccio un elogio al consigliere Guaresi, ma non si era fatta una nota per tutti i contenitori della seconda circoscrizione per essere puliti? Sì, come sbaglio? Lo stavo spiegando pure io, avevo chiesto a qualcuno se voleva intervenire, se no lo spiegavo io direttamente. Perfetto, va bene, lo spieghi lei, io dico, se lo ricordo. Bene. Alla mozione, anche del consigliere, dico... alla mozione del consigliere Tusa, se non ben ricordo, quando chiedeva di igienizzare, pulire, lavaggio, cassonetti, abbiamo parlato tutti di che avevamo presentato una nota per tutta la circoscrizione di questi lavaggi e pulizia e igienizzazione dei cassonetti. E comunque io direi di votare favorevolmente la mozione. Ma c'è detto che la voto favorevolmente, Presidente? No. Sì, lo so, consigliere Guaresi, un attimo. Votare favorevolmente la mozione, se ce ne sono altre e individuate pure in alcune zone della seconda circoscrizione, falle votare. Voto! Perché il microfono, consigliere Guaresi, Marchese. Così facendo, vediamo se possiamo dare più forza per questi interventi, perché allora ci è stato detto che era impossibile pulirle, igienizzarle, perché erano sempre stracolmi, quando noi abbiamo dato l'input al presidente Norato, se vi ricordate, in una riunione, di fare camminare dietro al compattatore il camioncino per il lavaggio dei cassonetti. Qualora loro svuotano subito i cassonetti, dietro c'è il camioncino che effettua i lavaggi dei cassonetti, e così facendo si potevano pulire e igienizzare questi benedetti cassonetti. Per cui chiedo di votare favorevolmente questa mozione. Vi ringrazio, se non c'è nessun altro che vuole intervenire, passiamo alla votazione della mozione. Non c'è nessun altro, prego dottoressa, se vuole può chiamare l'appello per la mozione. Scusate, scusi dottoressa. Favorevole. Scusate, Presidente Greco. Ciao. Buongiorno, vicepresidente, buongiorno per tutti. Buongiorno presidente. Buongiorno ragazzi, buongiorno dottoressa. Scusi, non parlo più. Stiamo votando la mozione del consigliere Guaresi per l'igienizzazione della polizia dei cassonetti. Per cui va bene, così ok. Anche lei. No, mi ha detto l'oggetto, ha fatto bene, così la voto pure io. Prego, dottoressa. Guaresi. Favorevole. Marchese. Favorevole. Boriglia? Favorevole. Savoca? Favorevole. Scarlata? Scarlata? Non c'è, assente. Serio? Favorevole. No, ci sono, mi scusi, c'ero, cioè ci sono, solo che... Favorevole? Ok, favorevole. Ok, perfetto. Favorevole. Mi scuso. Favorevole. Presidente Greco. Favorevole, dottoressa, per dichiarazione di voto. Ovviamente io mi scuso se sono appena entrato in videoconferenza. Ringrazio voi tutti e ringrazio il vicepresidente che
mi ha detto dell'oggetto. Ho votato ovviamente favorevole, come avrei votato qualsiasi cosa favorevolmente, come sempre, a maggior ragione quando si tratta di igienizzazione e quindi di salute verso il cittadino. E niente, nuovamente scusate per il ritardo e grazie ancora, grazie a voi tutti. Allora, approvato, ore 10, approvata ore 10 e 24, tutti presenti. Grazie dottoressa, a lei presidente la parola. Perfetto, buongiorno vicepresidente, buongiorno nuovamente per tutti. Allora, avevate fatto già avevate fatto, buongiorno consigliere Cardelli, avevate fatto qualcosina di interventi, avevate parlato, non so. No, abbiamo fatto l'inversione dell'ordine del giorno, abbiamo parlato solo di un problema che è successo lì lungo la costa per il ritiro spazzatura, che la RAP vieta il di scaricare la spazzatura al reset, e questo non è possibile perché loro fanno un buon lavoro, ripeto, ma la spazzatura è tutta là, non viene mossa. E in merito a questo dico... Sì, già il signor Dragotto sa quello che... Avete parlato, il signor Dragotto lo sa, perfettissimo, sì. Va bene. Io allora a questo punto, se voi volete continuare, continuatemi a scusarmi. Io per intanto esco dalla videoconferenza, che abbiamo due cose da fare. Presidente, mi scusi, prima che esce, le devo dire una cosa. Ma l'ha passata quell'elenco di quelle strade al signor Dragotto? Sì. Domani le mando tutto, consigliere Marchese. Grazie, lui ha avuto problemini in fine settimana e oggi faceva tutto. Perché io poi mi reco in presidenza. Va bene. Andate avanti voi. Dottoressa, volevo sapere se lei se si trovasse in questo momento in municipio. Si trova in questo momento in municipio. Oggi no, presidente, domani. Oggi no, va bene. Allora, ci vediamo allora domani. Così okay. Finiamo poi quel discorso. Allora, possiamo chiudere il consiglio, presidente? Sì. Ci sono novità in merito alla questione di assessore, di centramento e quant'altro? No, dico, ci sono novità pure nostre in merito a quelle che possono essere le funzionalità delle sedi circoscrizionali, quindi poi ne riparliamo, ovviamente appena poi c'è tutto pronto avviseremo pure il consiglio. Ok. Quindi ci vediamo domani, grazie consigliere, grazie. Dottoressa, allora, la registrazione. Sì, grazie. Buon lavoro a tutti, arrivederci. Buongiorno a tutti, a domani. Ci vediamo io.